Allora, comincio con la presentazione per vedere se funzionano, perché ho una serie di animazioni e link interni e altrimenti devo passare alla mia macchina. Spero che funzionino. Dunque, io lavoro nella scuola secondaria di secondo grado, in un liceo delle scienze umane, e la sperimentazione di cui vi parlerò è stata svolta in questo ambito. Questo è l'abstract, la sperimentazione che io ho fatto, bene, vedo che le animazioni vanno, quindi sono più tranquillo. L'ho passata al pettine, scusate, questo qui è, al pettine stretto, guardando il framework Digicom, che è sostanzialmente il framework che è stato ideato dall'Unione Europea, per andare a valutare le competenze digitali. Quindi le competenze di cittadinanza erano state declinate in 8 step, in 8 item. Uno di questi erano le competenze di natura digitale. Ebbene, è stato creato un framework di 5 item per vedere come gli studenti devono acquisire queste competenze. L'altro pettine con cui ho analizzato il lavoro che ho fatto è se ho seguito o meno l'approccio costruttivista. Visto che l'animazione va, aggiungo che io sono quello che sono per le mie esperienze fatte nella vita. Allora, innanzitutto io sono stato socio dell'OPPI, sono socio del MED, che è l'Associazione di Media Education, ho collaborato, sono stato socio dell'Istituto Pedagogico della Resistenza e dell'Associazione Italiana Formatori. Ho fatto come formatore il docente in corsi a un insieme di, come dire, di utenti molto variato: dirigenti scolastici, insegnanti, lavoratori in riconversione alle nuove tecnologie. Ho lavorato in carcere, ho lavorato con i diversamente abili, con il volontariato, ho lavorato in vari ambiti. Sono pubblicista e questo poi salta fuori nelle attività che ho fatto. La sperimentazione è stata realizzata in 7 classi del biennio delle scienze sociali a orientamento economico della scuola dove insegno a Milano. Come dicevo, scusate, è la mia scuola, ma... No, sto facendo la relazione in questo momento. Dimmi. Ma quando? E io oggi non posso esserci perché sono a Modena in questo momento, ok? Va bene, ok. Niente. No, no, scusa. È che stavo tenendo i secondi, cioè era per vedere il tempo e non lo so, ma così vedo, io ne ho già usati 3 e 37, era per quello. Va bene, allora, rispetto al framework Digicom, salto la premessa, anch'io ho usato la Flipped Classroom che mi ha permesso di recuperare dei tempi per poter fare un'attività laboratoriale, sia in laboratorio sia laboratoriale nel senso del debate club. Aggiungo solo una cosa a quello che è stato detto prima, che mi sembra interessante, per quello che io ho verificato, che la modalità Flipped Classroom come i MOOCs hanno l'enorme potenzialità di aiutare molto gli studenti, che ormai sono sempre più diffusi, coloro che hanno disturbi specifici dell'apprendimento. Mi è capitato una volta, una ragazza è venuta, era stata assente 10 giorni, tutta preoccupata, c'era una verifica, è arrivata mogia mogia, mi ha chiesto come avrebbe fatto, gli ho detto c'è Flipped Lesson, è andata al posto tranquilla e serena con un sorriso. Le attività che ho fatto sono state di debate club. Anche qui, giocando, io ho giocato un po' sulla saga di Harry Potter, dicendo che ci volevano dei cercatori, e
dicendo loro di, ho spiegato come fare la ricerca avanzata con operatori booleani per termini antagonisti, scalettamento dei dati, eccetera, e li ho fatti lavorare sulle testate online italiane e straniere. Poi ho presentato, per riflettere sulla necessità di passare anche alle testate straniere, alla ricerca Ipsos Mori di 2 anni fa, che ha fatto vedere come a livello di distanza tra percezione e realtà l'Italia vince il primo premio come ignoranza. Non so se l'avevate visto o letto. Questa cosa io in qualche modo l'ho collegata alla classifica, al ranking di Reporters Without Borders, cioè Reporters Senza Frontiere, che mette l'Italia, se non ricordo male, all'82esimo posto. Tra l'altro, vedendo questo rapporto, c'era una ragazza che arrivava dalla Mongolia tutta contenta perché scopriva che il suo paese era molto, ma molto più libero dal punto di vista della stampa del nostro paese. Quindi si sfatavano anche delle preide. Ho lavorato a livello di fact-checking per aiutarli a entrare nel merito. Nel tempo, con una continua raccolta di materiale, ho trovato degli errori sul Sole 24 Ore, uno addirittura sulla rivista dell'Ordine dei giornalisti, eccetera. Ho lavorato a livello di data journalism. Questi ovviamente sono elementi che, se vogliamo, oltre che da un punto di vista di cittadinanza digitale, valgono anche come cittadinanza in genere, perché se uno non sa leggere dei testi di data journalism è chiaramente come cittadino meno informato. Ho lavorato un po' con gli open data. Tutti questi lavori servivano poi a produrre a studiare fenomeni economici e elaborare infografiche, economici e giuridici, scusate, qui c'è un piccolo refuso. Perché io in realtà ho affiancato la tecnologia a insegnamenti esclusivamente, cioè a esercitazioni o di diritto o di economia o interdisciplinari. Io non ho utilizzato poi Moodle, ma ho utilizzato la piattaforma di Question and Answer Piazza, con i ragazzi. Qui l'interazione non posso farvele vedere perché avrei dovuto avere il mio computer, ma non è un problema. Io posso avere lo storico di tutto quello che nel gruppo si dicono fra loro, e quindi i gruppi lavorano in modo assolutamente significativo. Grazie alla telefonata siamo già a 5 minuti. Vi dirò che ho organizzato un torneo delle case in cui loro dovevano come gruppo contrastare un altro gruppo, e c'era un premio solo in positivo per chi vinceva, e quindi dovevano elaborare delle attività e produrre dei prodotti, però questo consentiva di lavorare in multitasking, cosa che a scuola non si riesce mai a fare. Multitasking in che senso? Che nel mentre io produco un oggetto che poi dovrà essere insieme agli altri inviato al docente, devo mantenere contemporaneamente il collegamento con quello che stanno facendo i vari compagni. Lascio questa parte qui per andare a vedere gli esiti. Questo è l'esito io ho posto a loro la domanda: esprimi, attribuendo un punteggio, la tua valutazione sull'efficacia dei diversi metodi di fare lezione. Il minimo è l'1, il 6 è il massimo. Qui c'è, come vedete, il grafico che fa vedere l'andamento. La spiegazione tradizionale, in fondo, è da questi studenti abbastanza, è nell'area del centro. La spiegazione del testo sulla LIM è più, è meno voluta. La spiegazione multimediale, qui intendono quella che io facevo, quindi utilizzando spezzoni di film, eccetera, audio. La flipped classroom è abbastanza accettata, come vedete non è proprio al massimo, ma è accettata. Il debate club è molto gradito. Le competizioni su piazza sono ragionevolmente abbastanza gradite. Le esercitazioni di diritto, di economia in laboratorio sono gradite, e l'ascolto e visione di file multimediali in laboratorio con domande, ho fatto vedere cose di Calamandrei, di Scalfari, eccetera,
di Scalfaro, scusate, sono gradite. Queste sono le risposte rispetto alle domande. Vado a vederlo qua. Allora, rispetto a che cosa hanno imparato nell'anno, i ragazzi hanno risposto di aver appreso a chiedersi se i valori in cui credono coincidono con le norme, 99,1%. A chiedersi il perché delle cose, dichiaravano di averlo imparato, il 37,3%. Va notato che molte classi erano di prima, quindi arrivavano delle medie. Come affrontare un problema nuovo, il 38,1%. A riflettere su come la Costituzione è realizzata nel quotidiano, il 38,8%. Per me, che insegno diritto, è particolarmente interessante questo. Non dare per scontato che la Costituzione sia realizzata. Come agire per imparare con le nuove tecnologie? Quindi non insegnate, ma in alcuni casi andavano a cercarsi loro i video su YouTube e quindi imparavano come imparare a impararle. 52,2%. A leggere con molta più attenzione le proposte di lavoro, 66,4%, perché poi io sul fatto che loro avessero fatto male il problem finding, come dire, andavo a calcare la mano. Ad essere più consapevole del mondo in cui vivono, 77,6%, intendendo come mondo sia quello reale che quello virtuale, ovviamente. A lavorare in gruppo, in modo organizzato, il 73,1%. Questo anche grazie a fasi di debriefing dopo le esercitazioni e a riflessioni sulla modalità di lavoro. A lavorare in gruppo su piazza, 75,4%. Ovviamente neanche dirlo che il fatto stesso di proporre loro di avere la mail, di usare piazza, eccetera, eccetera, c'è questo... cioè, si dice che i nativi digitali sono pronti a tutto, poi in realtà sono nativi digitali, hanno le stesse identiche, se non maggiori resistenze che abbiamo noi rispetto al nuovo, cioè assolutamente. In più hanno un problema, non so se voi l'avete notato, che non sono ancora digitali però hanno problemi nel reale. E alcune volte, io per parlargli dei processi produttivi gli faccio produrre una torta perché ci sono ragazzi che non hanno mai prodotto materialmente nulla. Non come quando io ero ragazzo che si costruivano gli archi con le stecche dell'ombrello. Cioè questi non hanno fatto niente. Ti alzano la mano in tre o quattro che non hanno fatto niente. Quindi attenzione secondo me, nel enfatizzare. Chiaramente la fase di meta-riflessione era fatta poi in classe col debriefing. Ecco, a confrontarsi con problemi di cui all'inizio ignoravano sia soluzione che possibile procedura risolutiva, cioè io non gli spiegavo niente, ok? E loro riuscivano a porsi di fronte al problema, inventarsi una possibile soluzione, determinarla insieme su piazza, praticarla e arrivare al prodotto. Questo fatto qui è molto interessante, peraltro io la prima domanda che avevo fatto loro era chiedere se pensavano che i lavori che io avevo proposto erano difficili o no, e sostanzialmente la classe era spezzata a metà, per metà erano difficili, per metà erano accettabili, uno solo diceva che erano facili. Ecco, questo diciamo è il quadro. Rispetto alla parte Digicom, potrei dire altre cose, ma finisco, così se avete qualche domanda credo sia meglio. Se posso dire una cosa invece di natura diversa, che rimane sempre sul fatto se conviene o non conviene partire dalle esperienze, ho proposto in tutte e sette le classi, poi scriverò un articolo a riguardo, un video che ho trovato in un film dove avevano ricostruito in modo finto una diversa storia, perché c'era chi interveniva sul futuro e oppure sul passato, e quindi si ritorna in un mondo nel quale Hitler entra in America, entra a New York e fa un discorso alla Grande Mela e sono alleati con l'America. Presento questo video e poi chiedo a loro di dirmi in che anno è accaduto questo fatto. Ecco, non vi faccio vedere i dati, però
su 7 classi, 3 ragazzi, solo 3 mi hanno detto che non è mai accaduto. I voti andavano pochi 6, molti 7, molti 8 e molti 9 in storia. Ok? Allora, se sento dimentico, se vedo ricordo, se provo qualche probabilità di capire e ricordare, c'è di più. Per me? Vorrei sapere. Vorrei sapere se si può inserire Wiris come plugin in Moodle. Vorrei sapere se si può inserire Wiris come plugin in Moodle e se è a pagamento oppure un open source. Infatti sono due plugin standard, uno per l'editore e l'altro per i quiz. E noi diamo a tutte le istituzioni 1000 formule all'anno gratuitamente. Dunque per l'editore, se fai 1000 formule all'anno o meno è gratuito, se fai al di là è a pagamento. Sì, è lo stesso, tipo una formula fatta sia con il riconoscimento che con la toolbar. E poi, ma se andate su wiris.com vedrete che tipo comincia a 120 euro all'anno, una cosa così, è una cosa molto ragionevole per una scuola o per un'università, sì. Io ho una domanda che lega il primo intervento, keynote, con l'ultimo, il suo. Allora, detto che un minimo di risposta su non adottare modelli standard, forse in Italia ce l'abbiamo, è che cambiamo continuamente riforme sul sistema scolastico e quindi questo potrebbe essere un atteggiamento prudenziale, mi chiedo, alla luce anche dell'ultimo dato, se non sia il caso invece di essere un pochino più pressanti, questa volta sì, su un nuovo modello valutativo. Ossia, qua abbiamo visto un chiaro esempio di come ci sia una enorme differenza fra quelle che sono le conoscenze presunte e quelle che sono invece le competenze. Siamo in una scuola delle competenze, le linee guida per il primo ciclo l'hanno già delineato in maniera piuttosto approfondita, siamo distanti da un sistema di valutazione. A questo riguardo, cosa ne pensate? Allora, il mio interrogativo sui modelli nasce dalla constatazione che nelle politiche educative, nei documenti normativi per la formazione degli insegnanti, non c'è mai, mi riferisco agli ultimi, non c'è mai un riferimento a modelli per la formazione degli insegnanti. E rileverei che anche sul versante della ricerca, e il versante della ricerca non è un mondo astratto, il versante della ricerca è quello che poi si riflette nella formazione effettiva degli insegnanti, non solo in preservizio ma anche in servizio continua, e rileverei che anche nel mondo della ricerca si sia un po' distratto da questo aspetto preliminare che è il riferirsi a modelli teorici. Allora, qualsiasi tipo di azione formativa che io faccia, c'è un modello che la guida. C'è un modello, che cosa vuol dire? Vuol dire che so di che cosa mi sto occupando, so dove voglio arrivare. Su tutto questo c'è una scienza che studia,
c'è una scienza che studia e c'è una scienza che anche aggiornandosi rispetto alle richieste che possono venire dall'evoluzione dei tempi, delle modalità di apprendimento, dei tipi di apprendimento, delle facilitazioni per l'apprendimento, c'è una scienza che dovrebbe perennemente innovare modelli o proporre modelli sempre più adeguati. Quello che io dico, allora facevo riferimento ai modelli sul technological, al pedagogical, al content knowledge, perché momentaneamente sono quelli che sembrano più sensati da un punto di vista della formazione, ma non è che io li abbia sposati come unici. Quello che sposo invece è l'idea che non si possa fare formazione se non c'è un modello teorico. E questo che sposo nel senso che non si può fare formazione se non c'è un modello teorico. E il modello teorico c'è implicitamente, ma non lo tiriamo più fuori, non lo esplicitiamo e manca nei documenti legislativi. E il fatto che manchi nei documenti legislativi è molto grave, nel senso perché, allora la domanda che facevo io provocatoriamente è perché l'Irlanda, che contemporaneamente all'Italia fa il suo piano scuola digitale e fa i suoi documenti, fa riferimento a modelli teorici da seguire per la formazione degli insegnanti, perché lo stesso avviene in altri paesi e in Italia questo non avviene. In tutto questo c'è una responsabilità della ricerca? Certo, è una questione delle politiche, sono le politiche, ma fino a quando continuiamo a rimpallare tra la responsabilità e la responsabilità dell'uno e dell'altro e non ci assumiamo il carico di dichiarare questa carenza, poco la risolviamo. Modelli formativi non prescindono evidentemente anche da modelli di valutazione, perché evidentemente non esiste un processo formativo che non tenga conto di questo aspetto, non esistono modelli formativi che non tengono conto di questo aspetto, e anche i modelli stessi a cui ho fatto riferimento hanno delle parti specifiche dedicate appositamente alla valutazione. D'accordo? Se le interessa, Forum PA ha i cantieri sulle varie innovazioni legate all'agenda digitale italiana 2020 e uno dei cantieri è Cantiere Scuola, che peraltro ha anche un think tank al quale io ho partecipato. E in questo Cantiere Scuola non si parla di modelli, però almeno le questioni che lei sollevava appaiono in modo molto chiaro. Io presento un articolo in particolare su cattivi maestri, molto molto interessante, dove divide i due tipi di cattivi maestri: il cattivo maestro, che è cattivo perché è innovatore, perché usa metodologie innovative e quindi disturba lo status quo, e il cattivo maestro invece, che è quello che continua con la didattica tradizionale, parla da solo quasi e però non crea disturbo. Poi c'è anche l'ultimo articolo, adesso non so se è ancora l'ultimo, ma se va subito sui cantieri, immagino che sia, che dice sostanzialmente bisogna ragionare a non tanto alla tipologia di software, perché poi cambia, ma a fare in modo che ci sia una e-leadership per continuare il percorso innovativo della scuola digitale, del piano nazionale della scuola digitale. Quindi se va, casomai scriva un contributo. No, nel senso che è uno spazio aperto e con più si cerca di portare verso un'innovazione vera che abbia un senso e che non sia impariamo un nuovo softwareino, ma sia legato molto a come poi tu lo pratichi a scuola, credo che abbia un grande senso. Altre domande? Mi sa che il fatto che è la 1:20 influisce anche sulla volontà di porre domande. Quindi ecco, siamo un po' stremati. Grazie a tutti, anche a voi, anche per la simpatia con cui abbiamo fatto questa sessione. Buon convegno, che abbiamo ancora un giorno e mezzo davanti. Arrivederci.